Paesaggi in corsa, dal Politecnico di Milano molte nuove idee sull'arredo autostradale. Ne parliamo con... Per costruire il futuro bisogna prima immaginarlo e desiderarlo. È il 1927 quando Fritz Lang firma Metropolis, motore di un'icona ancora oggi ossessivamente citata, la megalopoli. L'imprevedibile attualità del visionario capolavoro tedesco percorre quasi un secolo. Ci raggiunge e diventa spunto di osservazione e analisi per chi non smette di progettare il futuro. Mobilità e pendolarismo definiscono le nostre vite, tracciano nuove traiettorie. Si abita ovunque, ma si abita en passant. La questione della riqualificazione dei luoghi all'interno della città diffusa costituisce una delle grandi sfide della cultura del design. Milano, via Durando, zona Bovisa. Fino a qualche decennio fa, accanto alle strutture industriali, qui pascolavano ancora i buoi. Oggi i prati sono spariti, le ciminiere non sbuffano più. Fioriscono invece progetti culturali e nascono nuovi poli legati alla comunicazione. Nella periferia nord della nostra discreta megalopoli si colloca anche una sede del Politecnico. Il colorato campus di Via Durando ospita le facoltà di architettura e design. Due laboratori di laurea, Interior Design e Progettazione Prodotto, si sono misurati con una nuova sfida. Riqualificare le aree di servizio e trasformarle in paesaggi ospitali, lungo tangenziali milanesi e tratti autostradali di lunga percorrenza. Due laboratori di laurea che portano i ragazzi alla laurea magistrale, che hanno sperimentalmente provato a lavorare insieme su un tema così intrigante, proprio perché mette in relazione il valore del territorio, il tema dell'uomo sempre in movimento, il grande problema energetico, quindi del come l'ambiente possa essere rispettato nel progetto, attraverso le declinazioni quindi dello spazio e fino al passaggio sul prodotto, quindi sull'attrezzamento dello spazio. L'idea da cui noi siamo partiti era quella di considerare l'area di servizio come una grande potenzialità per il territorio e come un'alternativa a quelli che un sociologo famoso che si chiama Marco Ogea ha definito con grande successo i non luoghi. Per noi queste aree di servizio sono dei nuovi tipi di luogo in grado di riscattare queste componenti del territorio da un loro destino di anonimato. Di un carattere che le aree di servizio progettate dai nostri studenti hanno in comune è che sono strutture temporanee, strutture reversibili, questo anche pensando che sempre più oggi si abiti in modo temporaneo. I migliori progetti sono diventati una mostra all'interno dell'istituto. L'area di sosta è perdere il tempo utile, è un progetto in cui si può assolutamente svagarsi e passare dei momenti in allegria trovando i servizi classici e tradizionali di un'area di sosta. Nella città contemporanea, nella città di oggi, nulla è più duraturo, quindi anche le aree di sosta devono essere progettate in quest'ottica, nell'ottica della temporaneità, deve essere quasi un evento. Nel progetto che ne abbiamo chiamato Linee di Forza, la sosta viene letta come un momento generatore di un territorio, come proprio un momento costruttivo. L'obiettivo della ricerca progettuale era quella di trovare il luogo del dialogo tra la superficie e lo spazio in cui essa è inserita. Paesaggi in corsa è il risultato concreto di una stretta partnership tra impresa e ricerca. La ricerca è il motore del sistema Italia perché i mezzi li ha, bisogna carburarli questi mezzi, quindi bisogna mettere la benzina delle risorse per muovere la ricerca. L'università
forse non è l'unico luogo, ma certamente il luogo eletto. Noi abbiamo avuto come interlocutori privilegiati dei partner che si occupano di progettazione sulle aree autostradali, tangenziali, di aree di sosta, con una particolare attenzione quindi al problema del rispetto ambientale, della sostenibilità, del paesaggio. Accanto ai docenti incontriamo Gianfranco Paghera, grande firma nell'architettura del verde. Insieme al Politecnico, a partners nazionali e internazionali, Paghera Eco Biotech sarà il punto di riferimento per l'attuazione e lo sviluppo concreto delle idee emerse dal laboratorio Paesaggi in corsa. Salvaguardare quello che è l'ambiente naturale e aiutare anche nella grande produzione di ossigeno, che è il futuro per tutto il mondo. Anche Paesaggi in corsa verrebbe visto come una grande macchia autoctona, quasi come se fosse un ritaglio di natura immerso in questi grandi circuiti, soprattutto in queste zone che sono molto cariche di veleni che vengono emessi purtroppo dalle autovetture. Riusciamo ad avere delle macchie che funzionano come fossero delle grandi fabbriche vegetali che depurano completamente l'aria. Dopo l'aria è l'acqua, l'altra grande protagonista per la tutela dell'ambiente. Ad Antonio Galofaro, medico e ricercatore che da anni si occupa dell'applicazione dell'ozono all'acqua, non solo Moda chiede quali potrebbero essere gli scenari futuri. Il viaggiatore che percorre l'autostrada è un po' assimilabile a un nomade che attraversa dei deserti, quindi l'area di sosta diventa un po' come un'oasi dove trovare ristoro. E qual è il bene più importante in cui noi che vogliamo trovare in un'oasi? È chiaramente l'acqua. Il concetto dell'ozono è importantissimo perché comunque ci garantisce che l'acqua di cui noi abbiamo bisogno come bene primario sia pulita, sia depurata e possa essere alla portata di tutti in maniera più naturale possibile. L'ozonizzazione ci consente non soltanto di approvvigionarci di acqua pulita, quindi utilizzarla, ma fare in modo che una volta che quest'acqua ci è servita non possa dare dei danni all'ambiente. Paesaggi in corsa dovrebbe diventare realtà tra circa 2 anni per cambiare la qualità della nostra mobilità.